RS1150 da una categoria numerosa. Intanto salutiamo una persona speciale che sicuramente ci starà seguendo. Totò, do un abbraccio da tutti quanti. Ecco. Ci manchi sì, veramente, Totò. Bene, allora, io non so i risultati. Siete due grandi amici. Chi deve pagare da bere questa sera? Oggi lui. Perché no. Lui ha vinto. Sì. Perfetto, l'abbiamo scampato oggi. Cioè, come state in ricognizione, gara 1, gara 2? No, allora, fino a gara 2 è stata combattutissima. Eravamo attaccati praticamente. Poi che hanno cominciato a fare pure i capricci. Poi dell'attenzione ha fatto qualche errore. Invece di abbassare l'alzato. Però gara bellissima. La macchina continua a fare capricci. Dalla la sua? Sistemare una volta per tutte. La sua fa capricci? No, la mia. Ha cominciato a fare capricci un po'. Che è successo? Che è successo? Penso che sia la benzina che non ci aiuta. Vabbè, si proverà. C'è già da bagnare, abbiamo fatto prove, la pompa sicuramente. Bene. Da cambiare. Allora, lui stasera pagherà la pizza da bere, non lo so, però dentro di te che stai progettando per Luzzi la prossima vediamo, gara. Per Luzzi, ci rifacciamo a Luzzi. Non è che gli vai a fare. Che mi piace, quindi vediamo. Beh. Già l'anno scorso abbiamo fatto un bel risultato, un bel tempo. Poi, diciamo, non ti fidare e non ti far fare la pressione delle gomme da lui. No, lo facciamo tutti insieme. Quindi. Bene, siete due grandi amici, mi fa piacere avervi vicino nella stessa categoria e attaccati. Anche fuori dalle macchine. Bene. Volevo salutare Luca Miceli, un bacio, oggi. Che non è qui, che deve essere con noi. Mio fratello, mia mamma, papà che sono venuti da partenza. E Domenico ci ha assistito, tutto qua. Io voglio salutare i miei genitori, la mia ragazza, Domenico, tutti quelli che ci hanno aiutato. Bene, percorso dello slalom, dice Lara. Spettacolare. Spettacolare. Spettacolare è il termine giusto. Bene, grazie ragazzi. Ci vediamo a Luzzi. RS 1150, terzo classificato, su Fiat 600 Sporting, Salvatore De Sensi. Ragazzi, sta arrivando l'acqua forse, quindi se vi chiamo. Secondo classificato su vettura gemella, sempre del Cosenza Corse, Michele Ritacco. Non sento gli applausi. Del Cosenza Corse su Fiat 600 Sporting, Giacomino Fusto, primo classificato. Vai Giacomo! Dai Giacomo, se no non ti facciamo rientrare alla Lamezia. Tre alfieri del Cosenza Corse. Questo è la RS 1150.